Brevemente, dato che me lo chiedete tutti, un po' di mindset sulla riconquista e il ritorno assieme. Perché lo sai bene, puoi fare le cose migliori del mondo, ma se dentro di te è un tumulto della Madonna, prima o poi ricascherai nei soliti errori. Lei si accorgerà delle incongruenze e tornerete punto a capo. Ok? Questo non è per spaventarti, sì, è per spaventarti in realtà. Perché succede veramente questo. E francamente, io l'ho visto troppe volte. Oh no, Marco! Ma io sono tranquillo, sì, so cosa fare, so come farlo. Ah sì, davvero? E com'è che alla prima difficoltà sei subito caduto nei soliti errori di inseguimento, sei sbottato in un litigio furibondo invece di mantenere l'autocontrollo? Quindi io ci tengo che tu faccia le cose al meglio e che te la viva al meglio, perché le due cose non possono non andare di pari passo. Quindi, durante la riconquista noi dobbiamo mettere in conto ogni possibile esito, in modo da abituarci a ogni possibile scenario e soprattutto relativizzare l'importanza dell'altra persona, il che non vuol dire, come ben sai, che voglio che smetti di amare o quant'altro, ma voglio che ti concentri su un aspetto cardine della nostra vita, ok? Che è, noi siamo venuti al mondo non per stare con quella persona, ma per stare bene con noi stessi, per essere felici come individui, come una mela che è già bella da sola, non come certe cazzate romantiche dicono, devi trovare l'altra metà della mela. No, tu sei la tua mela intera, ok? Tu sei la tua mela intera. Prima di conoscer lei, vivevi, eri felice. Sicuro non eri depresso, perché sennò lei non ci sarebbe mai stata con te. Partiamo da questo presupposto, ok? Quindi ti prego, mannaggia, cerca di arrivare a questa consapevolezza di te stesso, che per quanto l'altra persona è importante, se no non staremmo a fare questo lavoro, neanche io ci crederei, eh. Scusa, apriamo una parentesi. Se io non credessi veramente che la riconquista può portare felicità, non lo farei. Io credo in tutto ciò perché l'ho visto, cioè lo vedo tutti i giorni, nel senso, e questa è la mia realtà. Però vedo anche troppe persone che rischiano di entrare nel gorgo della ossessione, della dipendenza affettiva, da cui io metto sempre in guardia. E quindi non voglio assolutamente che tu cada in questo turbinio, ok? E per non caderci bisogna relativizzare appunto l'importanza dell'altra persona. Senza di lei puoi vivere come? E soprattutto lei non vale più di te. O forse sì, vale più di te? Davvero? Quindi non vale nulla, quindi perché dovrebbe stare con te se lei vale più di te? Non vale più di te, valete almeno uguale, ok? Quindi il tuo valore potrà anche venire apprezzato da altre persone, non credi? O credi che lei sia l'unica in grado di starti vicino, di essere all'altezza della situazione? Rifletti su queste cose perché la tua mente in automatico, nell'elaborazione del lutto, ti scodella davanti tutto quello che di bello hai perso. Tutta la potenzialità dei momenti belli che avresti potuto vivere con lei. Cioè, sostanzialmente ti scodella i ricordi e ti dice: vedi, avremmo potuto vivere ancora un bel pezzo con lei così, chissà quante altre cose avremmo fatto, invece non possiamo. E questa è la cosa che ci fa struggere. Il quello che è stato e quello che sarebbe potuto essere. Ed è per questo che nel presente ci stai focalizzato veramente molto poco. Quindi questo sforzo lo devi fare tu. Ed infatti i nostri servizi premium, che vendiamo a persone motivate di successo che vogliono affrontare questa situazione nel migliore dei modi, tale cosa è molto spiegata, sia tramite il corso premium, sia tramite i percorsi personalizzati che partono dalla consulenza d'analisi che trovi in descrizione. E non tergiversare, mi raccomando, baci. Quindi, primissima cosa, mindset da riconquista, può andare in ogni modo, io basto a me stesso, se non arrivi a questo punto, non ha senso fare la riconquista. Almeno il 6 in pagella nel benessere autocentrato lo devi avere, fratello. Mi raccomando. Poi, mindset post riconquista. Ah, e qua si apre tutta l'altra situazione. Un mindset che dovrai portarti con te anche in tutti gli altri ambiti della vita. Cioè, adesso io voglio che tu mi ascolti veramente molto, molto attentamente, perché quello che ti sto per dire avrà un impatto importante su tutta la tua esistenza. Noi tutti cerchiamo sempre di vivere la nostra vita non pensando alle cose brutte che potrebbero accadere. Viviamo la nostra vita ambendo a cose positive e cercando di schivare le negatività. Quindi una vita dove sostanzialmente il motto è speriamo che non accada nulla di negativo. Ma non puoi vivere così. Devi
devi vivere nella consapevolezza che le cose possono anche andare male, che i tuoi rapporti d'amicizia possono finire, che il lavoro potrebbe andare a ramengo e tu essere licenziato, il che non significa tirarti in sventura, perché tu potresti dirmi: oh Marco, questa è la profezia che si autoavvera, quindi mi sto richiamando la iattura su di me. No, significa vivere sapendo che non ci potrà essere sempre sole, ma potrebbero arrivare le nuvole. È l'arroganza, è la convinzione che ci fotte molto spesso. Oh, tanto lei non se ne andrà mai, mi ama. Le cose cambiano, ragazzi. Io, guarda, sto parlando un po' a caso, me ne rendo conto, ma non mi interessa perché so che il messaggio ti sta arrivando ed è quello di tenere gli occhi aperti, ok? Tornare assieme significa non dare più per scontate le cose, lo capisci? E significa comprendere che le cose mutano. Pantarei, tutto scorre, ok? Questa è la mentalità con cui devi viverti la relazione, non speriamo che non mi lasci più, speriamo che non succeda più niente, perché così rischi solamente di vivere nell'ansia e nella paura, che se non fanno accadere le cose in maniera diretta, e lì sì che ti chiami la iattura con la profezia che si autoavvera, vai a proiettare una personalità insicura che quindi è ben poco desiderabile, perché sarai più propenso a ricercare le sue conferme. Ma allora ti piaccio, mi ami, non è che mi lasci, cioè succede questo. E poi ragazzi, molti ritorni assieme, tu sei talmente condizionato dal timore di essere lasciato di nuovo che vivi come un tennista alla finale del Roland Garros, cioè non col desiderio di vincere ma con la paura di perdere. Quindi fai tuoi questi concetti perché sono tuoi, perché solo quando inizia a pensare in termini di vabbè, io farò del mio meglio, poi oh, se deve succedere una bugna, se deve scoppiare il pandemonio, che scoppi, saprò di aver fatto del mio meglio. Quando inizi a vivertela così, la vita è veramente meravigliosa, perché o le cose vanno come dici tu e alla grande, o non vanno come dici tu, allora dirai: beh, da questa situazione ne uscirò rafforzato, imparerò qualcosa.